proprio un amico che abbiamo hanno ampiamente inquadrato, Pino De Persis. Pino, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Caro Pino, caro Pino. Niente, siamo passati dall'altra parte della piazza. Senti, se prima di dire due parole io volevo passarti direttamente Federica, che è più vicina. Come no, sì, come sì, no, certo. Ci mancherebbe, certo, ci mancherebbe. Pronto? Federica cara, ciao. Ciao David. Un abbraccio grande da parte di tutti noi, delle mamme, e sono sempre più convinto che ce la farai. E anche e ce la dalle farai. Non mamme come me. Ciao mamme. Federica. Grazie, grazie, grazie veramente di cuore, anche perché ci state dando l'opportunità di diffondere questa situazione che è incresciosa e quindi insomma di farla conoscere anche al pubblico italiano. Io vi sono veramente grata. Federica, non devi, noi siamo grati a te, e ricordati, per ogni bel viso che esiste a Roma ci sono 100.000 mamme come te pronte a lottare. Questa è la cosa più importante, leoni, che volevo condividere. Leoni, però. Grazie. Ci vediamo, finisco la trasmissione e ti raggiungo, ti raggiungiamo. Grazie, volentieri, grazie. Un bacio Federica. Grazie Federica, coraggio. Grazie coraggio. A te, un bacio. Grazie a Federica Puma. Grazie. Tra l'altro Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela, non so se Pino c'è. Sì, sì, è qui. Federica, ascoltami, Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela, già è arrivato? È qui con noi. Sì, allora stiamo arrivando, magari stiamo arrivando tutti Federica. Sì. Un abbraccio, grazie, un bacione. Di cuore, davvero. Grazie. A te, ciao Fede, ciao. Pietro Orlandi, proprio ieri, 16:23, questa telefonata, vedo questo numero centrale della città, no? Allora dico, ma chissà, pensavo fosse qualcuno del comune, e invece era lui, Pietro Orlandi. Buongiorno, Pietro, ciao! Oh, ciao Davide! Bella Pietruccio, grande, sono contento, ieri mi ha chiamato Pietro nel pomeriggio e ti ho sentito sulla pagina di Chi l'ha visto questa intervista, ho visto che eri te a farla, ha detto mi ha strappato il cuore, ecco la grandezza di questo ragazzo, se ce ne fossero ancora stati dei dubbi, è rivelata questa mattina la sua bellezza d'animo, è andata a portare la sua presenza, la sua solidarietà a Federica. Perché sa cosa significa soffrire. Ma guarda, secondo me dovrebbe essere il dovere di ogni cittadino. Di ogni persona, certo. Guarda, ogni persona dovrebbe, in queste situazioni veramente dovrebbe scendere in piazza e far sentire la propria voce, perché è assurdo che una bambina di 7 anni che non ha commesso nessun reato, tenuta prigioniera... Una cosa è bella, Pietro, la voglio condividere con te che sei mio amico. Il sentimento di avversione che stanno rivelando nei confronti della Belviso è un ulteriore motivo per essere, per sperare questa mattina, veramente, veramente. No, guarda, io me l'auguro, perché non, cioè, finché quella bambina torna a casa non sto bene, te l'assicuro. Cioè, sentirla così al telefono che implorava di tornare a casa, ma come si può restare insensibili di fronte a una richiesta d'aiuto del genere? Io penso nessun giudice, certo, può. Guarda, non ti preoccupare, amico mio, so quanto sei bello dentro. Stiamo arrivando, tra un'oretta ci vediamo tutti lì. Ah, vieni qua. Sì, vieni. Sì, sto arrivando, tra un'oretta arrivo. Okay, un abbraccio. Ciao Pietro. Ciao Pietro, ciao. Grazie a Pietro Orlandi, grazie a Federica, grazie a Pino. Pino dovrebbe rientrare con noi in diretta. Pronto, Davide? Eccolo qui, Pinuccio, grande. Eccoci, tu resti, vero? Sì, un pochino sì, perché poi purtroppo devo andare al lavoro, ho cambiato il turno, però prima di quello, più tardi di quello non ho certo trovato nulla. Noi tra massimo un'ora staremo lì. Va bene, io spero che aumenti un po' anche l'accesso. Come no, via, dai, e siete tanti, grazie a voi, vai. A Tribunale Minorile, per cui facciamo insomma qualcosa per risolvere questa tragedia, perché quando c'è un bambino che soffre è sempre una tragedia. Un abbraccio Pino, ci vediamo dopo. Ciao Pino. Grazie a Pinuccio, grazie di cuore.